In maniera significativa, il progetto si sviluppa attraverso la democratica elezione dei rappresentanti dei paesi che riconoscono e assicurano l'indipendenza della magistratura, quale elemento costitutivo dello Stato democratico. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato che il requisito della indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, richiamando a questo riguardo il diritto dell'Unione e la salvaguardia dei valori comuni enunciati all'articolo 2 del Trattato dell'Unione, segnatamente il valore dello Stato di diritto. Alla magistratura, infatti, compete la tutela dei diritti e la garanzia di giustizia a essa connessa. Senza questa, lo Stato di diritto fondato sull'uguaglianza e sulla dignità della persona ne sarebbe gravemente incrinato. Va quindi salvaguardata l'indipendenza della magistratura, che allo stesso tempo costituisce una prerogativa di ogni singolo appartenente all'ordine giudiziario, e insieme un diritto di ciascun cittadino.